Io adoro Paolo Cortellesi e Riccardo Milani, insomma ormai sono una ditta. Io sono molto soddisfatta di aver lavorato con Riccardo Milani, che è un maestro. Allora, i maestri come si riconoscono? I maestri al cinema si riconoscono che intanto sono persone normali, semplici, non se la tirano in genere i maestri. Poi hanno sempre il sorriso sulla bocca e poi arrivi sul set e sono affari tua. L'improvvisazione nasce dallo studio, quindi noi arriviamo sul set molto preparati sul personaggio, sulla scena, sulle dinamiche, sul carattere e solo quando hai studiato fino in fondo una cosa forse potrai avere un'idea che va oltre. Tutto questo poi arriva a far buffone, perché poi siamo dei buffoni, cioè voglio dire. Però ecco, mi piace raccontare questa cosa. Perché a me continuamente mi dicono: ma insomma, com'è la comicità al femminile? Si sta evolvendo, insomma, ci sono sempre più comiche al femminile. Dico: ma guarda, io nasco al femminile, io sono nata proprio già da piccola. Cioè, ma mi ha preso sta cosa proprio di camminare, cioè, le mani al femminile, una cosa. Quindi i comici devono portare la debolezza umana, no? Non devono rassicurare, secondo me, i comici devono far vedere il mostro. Adesso, ultimamente i personaggi comici sono quasi sempre rassicuranti, invece i personaggi negativi possono portare un cambiamento, una catarsi. Il personaggio della Ruggero, intanto, è una stronza, se può dire una stronza, è proprio una Credo si stronza. possa dire anche Cioè, è una di quelle che tu non vorresti mai incontrare, è un po' la sintesi delle persone arroganti, che purtroppo adesso sono molto diffuse, che pensano che leggendo su internet veramente si possano fare una cultura, che non hanno rispetto delle competenze. Ecco, forse la qualità del comico è che il comico non può fingere, che il tempo comico non lo puoi fingere, non lo puoi riprodurre. Quindi forse gli attori comici, quando si cimentano col drammatico, hanno quella. Non sono mai retorici, vanno dritto al punto perché siamo abituati così a fare le cose veramente. Cioè io vorrei prendere un attore drammatico, metterlo sul palco e fargli provare cosa si prova a sentire quell'onda boom, quando arriva la risata. E noi siamo in pieno delirio di onnipotenza, perché quando fai lo stand-up siamo tipo dei direttori di orchestra che decidiamo noi quando c'è la risata, quando c'è la pausa, quando c'è il ritmo. Quindi è una cosa meravigliosa, quindi io credo che dietro ogni superficie ci sia una profondità, quindi dietro ogni risata ci deve essere per forza la struttura. Non credo nella battuta così, credo nella ricerca, nell'essere umano, la ricerca delle psicologie, delle cose che possono far ridere. Quindi la comicità è un mezzo potentissimo, e quindi io assolutamente non ne voglio fare a meno, anzi, anzi.